questi locali per noi sono molto importanti. Nel 2006, quando iniziamo il nostro percorso insieme al allo figlio del signore Evangelista, abbiamo intrapreso questo percorso, diciamo, di nuovo, anche se la storia dei misteri dice ben altro. Il signore Evangelista ci ha supportato per 6 anni. Questi locali sono stati concessi gratuitamente alla nostra associazione. Poi, per una scelta, abbiamo deciso di spostarci. Oggi, un po' come per destino, questi locali abbiamo avuto la fortuna, grazie ai cittadini, grazie alla nostra categoria, grazie alla capacità di chi ha saputo gestire, grazie a chi prima di noi dal 2006 si è intromesso in questo percorso impegnandosi a far sì che la nostra situazione avesse delle risorse e realizzare questo grande sogno. Questo grande sogno che sono questi locali che da oggi saranno di proprietà dell'Associazione Addolorata. Non saremo a casa di nessuno, saremo a casa nostra. La madre del Signore, rappresentata nella nostra associazione, avrà qualcosa che le apparterrà per sempre, grazie a tutti i cittadini e a tutta la categoria. Non per niente questi locali, proprio in memoria di quella persona che in silenzio ha dato tanto a questa città, abbiamo deciso di intitolare questa piccola associazione, ma fatta con amore e con cura, proprio a quel signore che con tanto amore e nel silenzio totale si è dedicato al sostenimento delle nostre, insomma, esigenze quando ne avevamo veramente bisogno. La sala si chiama Sala Riunioni Andrea Evangelista e abbiamo avuto il piacere di coinvolgere con grande difficoltà anche la moglie, che questa sera è stata da madrina e ha scoperto la targa che abbiamo voluto dedicare al signore Evangelista. Io di questo veramente vi ringrazio. Ringrazio ognuno dei nostri componenti, chi con sacrifici e gratuitamente si è prestato a tutto. Ringrazio la ditta Figuccio che si è fatta carico dei lavori, non agevolandoci, diciamo, non poco, con un grande contributo, dagli impiantisti all'idraulico. Abbiamo avuto un supporto veramente da parte di tutti. Non vorrei rischiare di dimenticare nessuno. L'unica cosa che vi posso dire, sempre per quello che mi ha insegnato questo grande uomo, volevo concludere e poi continuare magari facendo anche parlare, visto che qui sono felice il sindaco di Trapani. A me quell'uomo mi ha insegnato che nella sua esperienza di vita ha avuto un momento molto debole. Quando era nella piena attività, una disgrazia l'ha colpito, perché questa pasticceria prese fuoco in un momento di fuoco della sua attività, no? Avevamo mediamente, ci ho lavorato accanto per 18 anni, 4 matrimoni al giorno, cose terribili, insomma, prendere fuoco la pasticceria per un cortocircuito è stato per lui traumatico. E mi racconta sempre che si sedette nelle scale di quella chiesetta, che non a caso si chiama della Addolorata, no? Venne un signore di Valderice molto anziano che lui conosceva, dandogli una patacca sulle spalle gli disse: Andrea, tu sei un grande uomo. Io queste parole le ho fatte mie, perché lui le rivolgeva sempre a me. Poi ricordati una cosa, gli disse, che se nella vita perdi l'onore, nulla è perduto. Se perdi il denaro, nulla è perduto, perché c'è sempre tempo di rifarsi. Ma se perdi il coraggio, tutto è perduto. Allora lui, così come mi ha insegnato, noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto tanti sacrifici e oggi questo è il frutto di quell'insegnamento. Grazie a tutti. Mi riceve la parola al sindaco di Trapani, che è qui con noi, e lo ringrazio nuovamente per la sua presenza. Buon pomeriggio a tutti, telegraficamente. Intanto auguri e complimenti. Auguri, perché quando si sta a casa nostra, a casa propria, come poc'anzi tu hai detto, inizia ancora un'ulteriore responsabilità, che quella casa possa sostanzialmente diventare a poco la casa di tutti, una casa un po' più solida. Complimenti per il lavoro che avete fatto, prendendo anche esperienza, spunto da chi il testimone l'ha passato prima di voi, e la dedicazione non è un caso, signor Evangelista. Poi di una cosa, per fare anche contento un po' tua mamma, mi diceva poco fa, quando è fatto l'anno fu due mer.
No, non è solo una battuta, a pizziconeggio, come dice le nostre parti. I contenitori servono, l'involucro serve, l'aspetto esteriore è sicuramente importante, la mitigazione anche di un'espressione, di una percezione visiva è fondamentale, però la ricchezza di questa casa e anche della casa dove eravate, avete un affitto, comunque non vostra, siete voi. Sono le persone, sono i volontari, io ho avuto modo da qualche tempo a questa parte di conoscerli tanti, anche più piccoli, e dunque quella comunità che ci sta dietro, l'associazione è quella che rende, secondo me, ancora più ricca la casa di ieri e soprattutto la casa che verrà. A voi. Grazie Giulio. Io a proposito di questo, grazie. Volevo ringraziare anche i signori Colicchia che sono i proprietari dell'immobile dove siamo stati per 6 anni felicemente in piena condivisione, dove oggi non a caso andrà un'altra associazione dei misteri, l'associazione della separazione del ceto degli orefici, quindi diciamo che anche quella casa avrà un percorso, no, destinato un po' all'ambiente dei misteri. E voglio ringraziare anche gli amici dei Macillai che ci hanno messo a disposizione i loro locali per gestire un po' anche l'aspetto organizzativo, tutti i locali, le pasticcerie, i panifici, i bar che ci hanno messo a disposizione anche qualcosa da sgranocchiare insieme, ma va ringraziata la città tutta, dicendo la città tutta per me è come ringraziare ognuno di voi, perché è veramente difficile ricordarsi tutti quanti sono stati le persone che si sono prodigate insieme a noi per far sì che questo sogno possa restare scritto nella storia. Quindi io vi ringrazio veramente, adesso chi ha il piacere di visitare i nostri locali può avvicinarsi e può entrare, do una breve descrizione, questa sarà proprio l'associazione, il nostro locale dove faremo tutti gli incontri, dove ci si organizza e per lo più diciamo che noi siamo vivi 360 giorni l'anno, siamo sempre qui. Quello è un localino sempre di nostra proprietà, molto più piccolo, che sarà adibito agli allievi della banda musicale che abbiamo creato nel 2014 e le ragazze del pomeriggio insomma studieranno, avranno la possibilità di studiare in questo piccolo locale che abbiamo lì. Attualmente diciamo la disposizione è questa, in un futuro ci proiettiamo in altri progetti e mi auguro insomma che siano pieni di, insomma, di amore, di fede e di sicuramente tanta solidarietà che noi amiamo fare nel totale silenzio. Grazie ancora a tutti, grazie.